Questa volta in primo piano un regno sconosciuto, l'isola di Tavolara, 600 ettari nel Golfo degli Aranci in Sardegna. La famiglia Bertoleoni ne rivendica il possesso e la relativa dinastia che fa risalire a Carlo Alberto, il quale avrebbe investito Giuseppe I del titolo regale. Mostra documenti e alberi genealogici. Non vuole cedere il possesso alla famiglia Marzano, da poco stabilitasi nell'isola. L'attuale re Paolo II indica su vecchi muri il suo stemma dinastico. Avvalora la sua tesi con la vecchia tomba di famiglia che accoglie i re defunti, ma di ciò i Marzano non si curano. Sono repubblicani e vogliono sfruttare il regno turisticamente. Gli avvocati si danno da fare.